Pax con i diritti, con la Costituzione, ma di che parli? Comunque il tema oggi non è questo, il tema è brutalmente un altro. Io mi sono svegliato, ho messo la sveglia stamattina alle 7, sì, quindi alle 7.45 ero già fuori, fatto una prima colazione con i bambini piuttosto importante perché per andare a sciare. Qual è il tema vero? È che alle 7.45, alle 8, quando prendi il pulmino che ti può... c'erano meno 11 gradi. Sei in montagna, chi se ne fotte, scusami. Sì, meno 11. Questa mattina, poi salendo con l'impianto alla pista bellissima che ho fatto, a un certo punto mi sono chiesto: ma la signora Thunberg, no, questo io mi sono chiesto. Dico: signora Thunberg, signorina Thunberg, lei è mai venuta qua in Trentino? Perché ci sono 11 gradi, meno 11, sorella mia. È stata una giornata faticosissima perché ho fatto una serie appuntate, di... prendete nota, giornata faticosissima. Accompagnare i figli alla scuola sci, sciare per le piste, andare al solito rifugio a fare la scorpacciata all'ora di pranzo. Non era il solito rifugio perché abbiamo fatto il giro dei rifugi, quindi non era il solito. Comunque giornata molto faticosa, giusto? Giornata piena, faticosa. Tra uno ski lift e un altro ho letto di una polemica di Matteo Salvini, che si sarebbe occupato del Festival di Sanremo. E anche lì mi sono chiesto e ho detto: ma scusate, ma l'omologo tedesco o francese di Salvini, cioè il ministro, non so come si dica in Francia, delle infrastrutture en transport, non so come si dice in Francia, secondo voi si occupa dell'X Factor francese il ministro delle infrastrutture? No, si occuperà dei ponti in Francia. Non si mette a twittare o a rispondere a interviste come fa ogni anno sul Festival di Sanremo. Io vorrei, ma è normale secondo te? È normale che la politica intervenga purtroppo devo darti ragione. Infatti avevo già previsto in scaletta di farti sentire la follia di Salvini. Ora, se c'è una regola è quella di stare zitti di fronte a uno spettacolo televisivo, di fronte a un festival, a meno che non succeda chissà che cosa. E non è successo un cazzo. Ha spaccato il palco. Ma chi se ne frega, roba televisiva. Salvini, non mi dispiace che non ci sia Zelensky. Vabbè, abbiamo certificato questa cosa, ti fa andare in bestia. Non mi dispiace che non ci sia Zelensky. Abbiamo certificato che un ministro della Repubblica non voleva Salvini. Non voleva Zelensky a Sanremo. Vai regia con Salvini, RTL. Ecco, che non ci sia la presenza di Zelensky, a proposito di contesto, quantomeno non mi dispiace, perché portare la guerra tra in campagna, Giorgio è ultimo, mi sembra veramente fuori luogo. Poi dice che bisogna riempire il festival, non bisogna riempire il festival di contenuti extra festival. Ma che cazzo fa Amadeus? Ma che è il direttore artistico di Sanremo? Porca puttana, senti. È pazzesco. E quindi a me riempire il festival di contenuti extra festival e le guerre e altro non mi piace. Per me il festival è il festival. Poi dice che la EGONU non dovrebbe fare un pippone razzista contro l'Italia, ma questo l'ho detto pure io, però va bene, sì, benissimo, sentiamo ancora, vai Salvini. Paolo EGONU, grande sportiva, grande pallavolista, spero non venga a fare una tirata al festival sull'Italia paese razzista, perché io penso che gli italiani tanti difetti possano avere, fuorché quello di essere razzisti. E poi, per concludere, dice che sabato non ascolterà Zelensky, ma si vedrà un bel film. E sti grandissimi cazzi, vai! Non penso che i miei figli mi chiederanno di ascoltare la lettera di Zelensky a Sanremo, onestamente, a occhio. Penso che ci guarderemo un film. Allora, posso dirti lui sarà l'unico italiano. No, ma lui, quello fa bene, se uno vuole vedere un film. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti che dice che sabato non guarderà Sanremo. Ma quello manco io lo guardo, che c'entra? Guarderà in onda, infatti, bravo, perché c'è una lettera che Zelensky ha scritto e che leggerà Amadeus. Cioè, per questo, cioè, perché questo è il tema. Cioè, Salvini, ministro delle infrastrutture e dei trasporti, comunica all'universo mondo che sabato non guarderà Sanremo perché c'è una lettera che un capo di Stato attaccato dai suoi amici russi letta da Amadeus. Questo è il ministro delle infrastrutture e trasporti. Allora, posso dirti una cosa? C'è una notizia che mi viene anche molto grave nei tuoi confronti, come al solito la tua solita ipocrisia. Mi riferiscono che
che ti hanno offerto, vicino il tuo luogo di vacanza, a rilassarti in acqua calda. Però siccome tu hai detto di non essere in grande forma fisica, tu volevi, anzi vuoi andare dopo l'orario di chiusura utilizzando la struttura in esclusiva. E mi aggiungono, sei un uomo senza vergogna. Cioè vuoi utilizzare un'esclusiva, in esclusiva, praticamente da solo, una struttura di palestre, piscine, spa, vicino al posto dove sei. No. Questo, porro su Benigni, vergogna. Porro. Questo è quel solito criminale che ti manda i messaggi. Ma questi fenomeni, quando la Costituzione è stata violata in ogni suo principio durante il lockdown, quando la Costituzione è stata violata con l'obbligo del Green Pass, quando ci hanno chiusi a casa con i DPCM, ma dove diavolo erano tutti questi che amano tanto la Costituzione? Molto bene, fissato, molto bene, ma ha ragione, basta con questi appelli alla Costituzione, hanno rotto il cazzo. Comunque, hanno rotto il cazzo la Costituzione, vabbè, abbiamo la Costituzione, non rompete i coglioni, avete escluso dalla vita sociale decine e decine di migliaia di persone, se non centinaia di migliaia di persone, no, e siete stati muti, Autoesclusi. Comunque io sul palco di Sanremo una sola persona avrei portato, che è Marco Cappato, e le sue battaglie sul fine vita. Io questo avrei fatto. Avrei portato la vita reale di persone che vogliono morire su quel palco con Marco Cappato. Questo è l'unica cosa da fare, anziché fare robe con quello che spacca i fiori, quell'altra, l'altra lì cosa fa, la cosa sulle donne che ha scritto, che l'ha scritto lei. Ma dico, ma meno male che l'hai scritto tu, perché se degli autori lo avessero scritto sarebbero da denunciare alla SIAE, se quegli autori lì avessero scritto il testo della signora Ferragni, che a me sta simpaticissima, e ci siamo anche incrociati a Milano, quindi vero, figuriamoci, anche il marito Fedez, molto simpatico, sono andato al suo concerto con mia figlia, vabbè, e ho pagato già il biglietto, l'hai già pagato il biglietto, quindi posso dire che mi stanno simpaticissimi Ferragnez, però io su quel palco lì avrei portato il dottor Marco Cappato e le battaglie radicali sul fine vita. Questa era la vera cosa rivoluzionaria da fare. Borgonovo contro Benigni. Amici, la vita è sempre un bivio, un punto di decisione vero. Guardate, il canalone tomba. Il canalone tomba. È fatta, si parte. Pazzesco, le difficoltà quotidiane parenziane, una giornata molto faticosa, vergogna. Avete preso il mio, avete per preso che il mio video, avete preso il mio video in cui oggi ho fatto vergognati, il canalone tomba. Ti devi vergognare, ma tu sai la gente si chiama sta canalone soffrendo, tomba. La gente sta lavorando, si spacca la schiena e tu passi la giornata a dilettarti sulle piste da sci. Almeno non farlo sapere, sono venuto qui a fare una grande inchiesta sul, io a differenza della Santanchè, che è ministro del turismo, sono venuto qui a vedere come funziona il turismo, come si stanno riprendendo territori. Tu che parli sempre qui, venga qui la Santanchè, venga qui a vedere. Ma ci andrà, va a Cortina, va a Colmaiere, io dovrei fare il ministro del turismo oggi, io, oggi che giro il presidente sempre del Senato La Russa ha detto una roba su cui bisogna discutere. Io